Dopo 70 anni, la scuola Losa a Robassomero si rifà il look, consegnando ai 70 piccoli allievi la nuova scuola dell'infanzia di Via Venezia. Antonio Massa, primo cittadino, spiega che sarà una scuola di ultima generazione, dotata di pannelli fotovoltaici, staccionate create con materiale riciclato, tutto grazie a un contributo europeo di 500.000 euro. È presente inoltre il riscaldamento a pavimento fatto di bambù. Aule ampie, illuminate a giorno grazie a un tetto a vetrata molto particolare, impianti a LED per illuminare le aree esterne, la domotica per coordinare accensione e spegnimento del riscaldamento. All'interno della scuola c'è una biblioteca interna, zone per gli insegnanti, bagni e aule a misura di bambino e sicure, ed infine una zona per il riposo dei più piccoli. L'inizio di questa fantastica idea di realizzare una nuova scuola per l'infanzia, per i robassomeresi, è del primo progetto preliminare del 2012. Era un progetto che poi ha avuto l'evoluzione andando in concorso, come appalto concorso, con le aziende che volevano dare qualcosa in più, proporre qualche novità in più. Poi una commissione ha scelto definitivamente qual era il migliore secondo loro, una commissione composta da quasi tutti esterni, per cui è arrivata alla conclusione. Oggi siamo qui a verificare il bel lavoro che è stato fatto. La gioia più grande per tutti noi è che i bambini sono contentissimi, le famiglie anche, questo era l'obiettivo nostro. Famiglie, bambini contenti di andare nella scuola nuova che offre mille prospettive e opportunità in più del vecchio asilo che era del 1948, poi ampliato negli anni 70, però mancavano delle. E qui siamo anche a norma, antisismica, tutte le caratteristiche, no? Che oggi sono necessarie per assicurare una bellissima e confortevole presenza degli alunni nella scuola.